questo tutorial si parla di un argomento che interessa a tutti gli amanti del make-up, ovvero l'effetto glow. Highlighters per zigomi, occhi e labbra. E adesso vi mostro come. Prima di creare il make-up sul viso è fondamentale idratare bene la pelle e io utilizzo Hydra Revolution. Questa crema si fonde con la pelle, lascia la pelle molto idratata e non untuosa. Prima del fondotinta ho utilizzato Glow Obsession Liquid Highlighter. È un highlighter liquido effetto metallico. Si può utilizzare, come in questo caso, prima del fondotinta, si può miscelare con i fondotinta liquidi oppure utilizzare solo nei punti luce del viso dopo il fondotinta. Se si ha una pelle con imperfezioni o pori aperti, io non consiglio di applicarlo così su tutto il viso, ma di miscelarlo col fondotinta o applicarlo appunto solo nei punti di rilievo del viso. Come si può vedere, l'effetto è proprio metallico. Ovviamente una volta applicato il fondotinta diventa meno intenso. Per la base utilizzo un Beauty Touch, è un fondotinta molto facile da applicare e perfetto anche per il ritocco durante la giornata. Lo applico nelle zone centrali del viso facendo proprio delle righe e poi lo stendo col pennello da fondotinta o con le dita. Si fonde perfettamente con la pelle e tutte le imperfezioni scompaiono. Ha una coprenza media. Nel caso in cui vi piacesse il fondotinta fluido, vi consiglio di avere sempre questo con voi nella borsetta per un veloce ritocco. Utilizzo una tonalità leggermente più scura nel contorno del viso per creare un contouring molto leggero. Adesso utilizzo il correttore per schiarire le zone centrali del viso. Attorno alle alette del naso, leggermente attorno alla bocca e qui sulla mascella per enfatizzare ancora di più lo zigomo. Ora opacizzo le zone centrali del viso con la cipria Like a Doll. Per scaldare il contorno del viso e creare un leggero contouring utilizzo la Terra Extreme Bronze dall'effetto matte. Per enfatizzare i punti luce del viso utilizzo invece Glow Obsession Compact Highlighter con il pennello per sfumature ampie degli occhi in maniera tale che posso applicare proprio il prodotto dove voglio io. Lo applico sullo zigomo, questo enfatizza proprio i punti luce del viso. Lo applico sotto l'arcata sopraccigliare, sopra l'arcata sopraccigliare per dare maggiore tridimensionalità alle sopracciglia, sul dorso del naso e sull'arco di Cupido. In questo caso l'highlighter va a enfatizzare il contorno delle labbra e quindi le labbra sembrano più voluminose. Questo highlighter ha un finish molto sottile e quindi non crea spessore e avvolge i punti luce di una bellissima radiosità. Applico un po' di primer sulla palpebra per correggere le piccole discromie e fare sì che il make-up duri più a lungo. Fra palpebra mobile e palpebra fissa utilizzo il colore Warm Nude dal finish matte. Sul centro della palpebra mobile utilizzo l'ombretto Extreme nel color Extreme Rose. Ha un finish super metallico ed è perfetto per dare maggiore tridimensionalità allo sguardo. Ora delineo lo sguardo con l'eyeliner e in questo caso utilizzo lo Skinny Liner per una linea molto sottile. A me piace molto utilizzare questa tipologia di eyeliner perché invece di intingere il feltro, il liquido è all'interno e quindi è come utilizzare una penna. Sulle ciglia applico il mascara Vamp che crea un volume su misura, passaggio dopo passaggio. Sulle guance do un tocco di rosa con Like a Doll Maxi Blush.
Delineo il contorno delle labbra con la True Lips nel colore 05, che per me è un colore bellissimo per ombreggiare leggermente le labbra e dare maggiore tridimensionalità. A vederlo sembra un po' grigio, ma in realtà è proprio perfetto da utilizzare anche solo con dei gloss trasparenti. Come colore sulle labbra utilizzo il colore Baby Doll con I'm Nude. Crea un effetto di maggior tridimensionalità delle labbra e quindi si può dire che è sempre un po' un effetto highlighter con Miss Pupa Gloss in un colore rosato. È molto importante applicarlo sul centro delle labbra ma anche leggermente sul contorno. In questo modo le labbra sembrano più carnose e questa tipologia di effetto è bellissima con i colori nudi.